Bentornati su Denemod, vi propongo oggi un video un po' particolare. Se di solito vi propongo qualcosa riguardo alle magnetizzazioni, in questo caso vi propongo una pazza personalizzazione, però non per magnetizzazione. In questo caso si poteva comunque procedere a magnetizzare, semplicemente io volevo realizzare un modello un po' particolare, volevo che la posa fosse fissa in quella posa e quindi ho deciso di procedere per una modifica totale e permanente. Permanente, volendo si può tornare indietro, però comunque non è magnetizzato, non è intercambiabile. Questo è un modello che qui potete vedere che è un po' particolare, direste non c'è nulla di nuovo, però è un po' strano. Questo perché? Perché vi dovrebbe ricordare un altro modello in particolare. Se la risposta è stata sì, bene, avete ragione, perché come potete vedere qui sopra, ecco il modello da cui deriva. Effettivamente è il vampiro Lord alato della Games Workshop in Finecast. E noterete che ci sono un po' di differenze riguardo. E perché questo? Soprattutto perché ho proceduto alle diverse modifiche. Tenete conto che nel mio caso questo modello aveva un difetto per quanto riguardava la testa, che non era riuscita proprio benissimo. Inoltre, dato che volevo realizzare un qualcosa di diverso, ho preferito cambiare alcune altre opzioni. Quindi, a cosa ho proceduto a fare? Prima di tutto, ho proceduto a eliminare uno dei bracci, che è praticamente quello sinistro, che è quello che tiene la spada nel modello originale, invece terrà lo scudo nel modello secondario, ovvero quello modificato. Io ne ho due comunque di modelli, per cui potete vederli tranquillamente, non vi preoccupate, sono proprio due modelli uguali, però appunto modificato uno. Ecco che questa è la prima modifica che ho fatto, ovvero tagliare il braccio con la spada, però non vi dirò subito da dove viene il braccio con lo scudo. Perché? Perché è correlato anche all'altro braccio e quindi vi propongo adesso come tagliare via l'ala. Qui mi raccomando, usate un bisturi molto affilato, ma soprattutto fate attenzione, questa è la parte, se volete, più difficile di tutto il modello, perché richiede molta accuratezza e molta precisione, perché dovrete procedere piano piano lungo tutto il bordo interno dell'ala verso il corpo, quindi stando molto attenti a quella parte particolare, a tagliare l'ala punzando pian piano sulla resina, non incidendo troppo forte, perché avrete il mantello dietro. E non dovrete inciderlo, tant'è che dopo dovrete andare anche di lato all'ala e piano piano ancora punzare ulteriormente sempre col bisturi, stando molto attenti a non incidere sul mantello né sull'ala, perché l'ala potete recuperarla successivamente. Ecco che pian piano procedendo in questa maniera riuscirete poi con un taglio secco sulla parte della spalla, perché io ho tagliato anche la spalla appunto, a eliminare questa ala e procedendo molto piano, essendo la resina è molto più facile che non farlo con la plastica, però comunque richiederà molta attenzione su questo. Questo è proprio il passo più preciso che dovrete realizzare, quindi l'unica cosa che vi chiedo è fare molta attenzione a questo passo. Una volta che siete riusciti, l'ala verrà via senza tanti problemi, quindi vi basterà poco per smuoverla e toglierla. Fate molta attenzione, comunque ripeto, sono prolisso, lo so, però mi raccomando, fate molta attenzione, questo è l'unico passaggio difficile che avrete da realizzare. E al posto di quest'ala metteremo appunto il braccio che è con la spada, in questo caso è appunto il braccio destro, che fra poco appunto vi dirò perché. Perché sia il braccio con la spada sia il braccio con lo scudo vengono dallo stesso set. Bene, il modello in questione è il Vampiro Lord su Drago Zombie del set Drago Zombie Terrorguest della Games Workshop. Ho deciso di prendere da qui perché mi piacevano molto le braccia di questo modello e volevo realizzare una versione alternativa a un Vampiro Lord. Del resto, il modello del Vampiro Lord all'interno della scatola dello Zombie Dragon è molto bello, però volevo qualcosa di un po' più particolare, un po' più personalizzato, quindi ho deciso di realizzare questo punto, tenendo conto che per regolare la posizione comunque del braccio destro dovrete voi decidere come procedere, ovvero potrete regolare l'angolo e la posizione relativa, quindi dovrete tagliare l'angolazione della parte più interna della spalla, appunto del modello del braccio, per regolarlo in base a quello che volete realizzare. Per quanto riguarda la parte per lo scudo, io preferisco una posa tranquilla classica, ma anche qui volendo potrete comunque realizzare qualcosa di particolare. Per
fare irreversibilità, qui potrete volendo magnetizzare. Qui vi consiglio dei magneti da 2x1, 2x2 di diametro e profondità, stando molto attenti perché la resina è molto delicata, quindi rischiate di rovinare tutto. Volendo poteste provare anche con degli 1x1, 1x2, ma non ve lo consiglio molto. E comunque sia, io appunto non ero intenzionato a fare la reversibilità di questo modello, e quindi non ho proceduto in questo passaggio. Ve lo segnalo perché è un'opzione che potrete tenere in considerazione magari per cambiare gli equipaggiamenti e avere un qualcosa di particolare, ma qui sta a voi decidere come procedere al riguardo. Per esempio, potreste decidere di utilizzare e magnetizzare in modo da avere con la doppia arma tutti e due le braccia, quindi avere la doppia spada, e potete magnetizzare in quel modo lì, ma lì sta a voi decidere se procedere in quel modo o meno. Vi ricordo solo che è appunto un'opzione possibile per quanto riguarda questa procedura. Per quanto riguarda invece la spallaccio che potete vedere a forma di teschio sul braccio destro, è un qualcosa che ho realizzato clonando una parte con la materia verde di uno spallaccio che viene dal Mephiston di seconda edizione della Games Workshop per Warhammer 40.000, che io ho in duplice copia perché lo uso sia come Vampiro Lord modificato che come appunto parte della mia armata di Warhammer 40.000. In questo caso ho clonato quella parte lì perché volevo uno spallaccio un po' particolare e quindi ho realizzato questo. Se siete interessati, in futuro vi realizzerò un video su come realizzare dei cloni, dei piccoli immagini, dei piccoli stampi per ottenere poi quello che è appunto una copia nuova da poter realizzare. Tenete conto che questo viene fatto soltanto per realizzare alcuni dettagli e recuperare alcuni dettagli che altrimenti non potreste ottenere facilmente. Non serve a clonare modelli, non serve a clonare cose, serve soltanto a replicare alcuni dettagli particolari che vorrete riproporre nelle vostre armate e che io applico spesso. Però ripeto, non vuole clonare, clonare è illegale e non va fatto. Quello che può essere fatto è recuperare alcuni dettagli che altrimenti non sarebbero possibili acquistare da altre parti e quindi semplicemente non si possono ottenere di nuovo, oppure sono su un modello. È impossibile, come quello in metallo, tagliare via soltanto quella parte lì per recuperarla. È il caso, si può fare, insomma, quello in quel caso lì si può fare. Ma vi ripeto, in quel caso state molto attenti perché clonare i modelli è illegale. E poi abbiamo la testa. In questo caso la testa appunto da me era abbastanza rovinata, quindi ho semplicemente proceduto a rimuoverla un po' brutalmente, anche se in realtà ho fatto un po' di attenzione più che altro per non rovinare la parte del corpo sottostante. Ma non è difficile da rimuovere una volta che avete rimosso l'ala. Prima di rimuovere l'ala, parliamone, diventa molto accurato da rimuovere perché non è proprio il massimo del posizionamento. Comunque è fattibile e sinceramente ve lo consiglio se appunto avete problemi in questo senso. Per sostituirla, allora vi ricordo che comunque per rimuovere la testa anche qui bisogna fare attenzione molto attentamente, non incidere troppo profondamente. Ma per sostituirla, che testa ho utilizzato? Ero un po' indeciso perché mi serviva una testa che fosse abbastanza schematica, quindi delle orecchie leggermente appuntite, la bocca un po' maligna. E quindi ho scelto di utilizzare il set di demonette di Slaanesh che ho per realizzare alcune modifiche particolari, che se volete in futuro vi mostrerò perché ho delle modifiche, soprattutto per i 40.000, che riguardano anche quei modelli lì messi in certi diorami. Sì, vi proporrò altri diorami in futuro. Ed ecco che ho deciso di prendere quella testa, una testa specifica scelta molto accuratamente perché non volevo che avesse simboli di Slaanesh o altro, quindi ce ne sono poche all'interno di quel set per realizzarla, però appunto ce n'era una che era adeguata ai miei obiettivi e ho deciso di realizzare appunto questa modifica, ovvero metterci la testa sopra. In questo caso volendo poteste magnetizzare anche questa parte. Però non lo so, non credo che valga molto la pena. Però appunto, se voleste magari dire, ok, la voglio magnetizzare perché una volta voglio bere quella con l'arma, una volta voglio avere qualcos'altro, volendo potreste farlo. Secondo me, una volta che avete scelto una testa, in questo caso specifico, per le braccia è una cosa diversa perché può essere funzionale. Per la testa, sinceramente, non ce lo vedo molto, sta a voi decidere, però appunto non credo che sia il caso. Ad ogni modo, questa praticamente è la modifica completa, manca la base perché è una cosa che sto realizzando al momento, anzi se volete potete mettere qui sotto nei commenti qualche suggerimento su che base potrei usare. Allora, innanzitutto decido di già che sarà una base da 32 mm, però potrebbe essere una base che amplia quello
quella che è appunto la base di diorama che potete già vedere con la pila dello scheletro, oppure un qualcosa di diorama ulteriore, magari con dei modelli ulteriori messi da parte, messi sospesi. Potreste scrivere qua sotto nei commenti se avete qualche idea, altrimenti appunto in futuro realizzerò comunque io la base, che potrebbe essere monetizzato lo stesso. Vi ricordo qua sopra potete vedere come posso realizzare delle basi magnetizzate e quindi cambiare a seconda il modello. Quindi se giocate Warhammer Fantasy, quello di nona edizione o l'ottava, se non vi siete ancora messi su Age of Sigmar, o appunto Age of Sigmar, però potete posizionare il modello su diversi diorami o su diverse cose, questo è un modo molto utile per poter utilizzare il modello e allo stesso tempo poterlo spostare altrove e avere una base variabile, ma che quando dovete giocarlo è stabile. In questo caso probabilmente userò una base da 4 o 5 mm di diametro, spessa 1 o 2 mm, ma credo 1 mm, non credo che valga la pena di farlo più spesso, soprattutto se uso quella da 5 mm, per mettere appunto il modello sulla base magnetizzata. Qui appunto potete dare suggerimenti. Quello che potete vedere che manca, se guardate l'immagine ufficiale della Game Workshop per quanto riguarda il vampiro alato, è il pipistrello, che non ho ancora deciso come realizzare più che altro. Sono molto propenso più che altro per magnetizzare questa parte perché è più trasportabile. Tutto lì. Perché il semplice motivo che quel pipistrello lì aumenta di molto il volume del modello e allo stesso tempo è molto delicato. Quindi averlo fisso non mi convince e rischia di rompersi. Dato che è in resina la parte di collegamento, non mi piace molto l'idea di doverla rifare se si dovesse rompere, perché incollarla sì, però non darebbe lo stesso effetto secondo me. Quindi in questo caso specifico probabilmente procederò a magnetizzarlo. Non ho ancora proceduto ora perché appunto in futuro voglio realizzare delle modifiche ulteriori al modello per quanto riguarda la base e appunto questo pipistrello, e quindi ho deciso di non procedere al momento. È un'idea che vi segnalo già perché verrà realizzata in questo modo, ma qui appunto starà a voi decidere se pensate di non metterlo, quindi chiudere proprio il buco che vedete sullo spallaccio nella parte posteriore, oppure magnetizzarlo anche voi. In questo caso vi consiglio dei magneti da 2 mm, 2x1, non più grossi perché secondo me non è il caso, soprattutto all'interno del modello, comunque reggerà abbastanza, però appunto non è il caso di farlo più profondo perché rischiate di sfondare dall'altra parte, non è così spesso e così resistente la resina da poter reggere in quel punto una perforazione di un certo tipo. Inoltre, in questo modo potete anche inserire parte delle magnete dall'altra parte che sarà sul pipistrello all'interno e quindi avrete una presa un po' più salda per quanto riguarda il pipistrello stesso. Ad ogni modo, questa è l'idea generale che c'è dietro a questo modello. In ogni caso, appunto, potete realizzare senza problemi queste modifiche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi, da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!